Marisa Solinas ha presenziato al Lido di Scauri all'anteprima del suo film Senza sole né luna, avvenuta nel corso del galà per l'assegnazione delle Spighe d'Oro. Anna Maria Gambineri ha aperto la serie delle personalità del cinema e della televisione, insignite di questo premio neonato, Gambineri e Spiga d'Oro. Poi è toccato ad Alberto Lupo, che da quando ha interpretato alla TV il romanzo sceneggiato e Le stelle stanno a guardare, ha raggiunto i primissimi posti nella graduatoria della popolarità. Al Lupo gridano tutti spaventati quando passa sul video. Sono stati poi premiati visi più o meno noti, come quelli di Raffaella Carrà, Gabriella Giorgelli, Maria Grazia Spina, Maricaba e in più il regista Luciano Ricci e il produttore Augusto Mingione. Un premio particolare a Paola Pitagora in Rapida Ascesa. E già si chiama Pitagora e sa fare i suoi calcoli nello sfruttare la gloria televisiva. Infine una spiga d'oro all'ospite d'onore della serata, Marisa Solinas, piccola ma sincera, e la diva tascabile del cinema italiano. E annientare impianti nel locale di Sheila Gabel, che riceve i suoi ospiti la sera... Niente Liberty e niente rimpianti nel locale di Sheila Gabel, che riceve i suoi ospiti la sera dell'inaugurazione, inalberando una complicatissima pettinatura. Ci sono tutti i suoi amici. Raffaella Carrà ha l'aria di voler inventare un nuovo ballo, lo shake seduto. Cinema, teatro, Roma mondana, eccoli tutti qui nel nuovo locale della ragazza bionda che ha fatto molta strada da quando comparve sullo schermo come controfigura di Sophia Loren. Riconosciamo la bella Morgana Taylor dai lunghi capelli color lino. E Valeria Ciangottini, un po' cresciuta dall'epoca della dolce vita. Chitarra e voce sono di Edoardo Vianello, un cantante che piace ai giovani, perché naturalmente quello di Sheila sarà un locale per i giovani. Che cosa ci si balla? Ma è ovvio, surf e shake, almeno fino a che gli americani non ci spediranno qualche nuova formula per il divertimento di massa. Per ora la formula è questa, orchestra zazzeruta, chitarre elettriche, ritmi che diano la voglia di dimenarsi, di far ginnastica tutti insieme, ognuno tuttavia seguendo un suo estro personale. La padrona di casa è soddisfatta, serata riuscitissima, allegria, affiatamento e persino la complicata pettinatura a anelli laccati è rimasta al posto suo. È finita, passata, trasvolata, parliamo, si capisce, dell'ultima grande sagra canora e multimilionaria, Canzonissima. Il mito in Italia ha due dilemmi, insomma, è cornuto, lotteria e canzone. Chi ha seguito dietro le quinte lo spettacolo vero, quello delle prove, non il prodotto confezionato per i teleschermi, ha potuto sciogliere qualche enigma. Azzurra, la canzone del ricciuto Antonio Ciacci, detto Little Tony, non riguarda una donna, è un omaggio alla nazionale di calcio. Pensateci bene. Dicevamo, dietro le quinte non ci sono misteri. Il matatore vero è lui, Corrado, sempre pronto a fare coraggio a tutti, spettatori ma anche cantanti. Padre e figlio, zio e nipote, infaticabile. Si capisce che se le rose qualche volta tornano, in canzone se non in poesia, i conti lo fanno un po' meno. È tornata invece a galla Rita Pavone. Quel signore al tavolo è Romolo Siena, regista dello spettacolo. Per tutte le puntate, tutti gli illusionismi. Questo per esempio, la presentazione di Yves Montand, registrato senza il pubblico vero, pochi se ne sono accorti. In compenso c'erano i cantanti. Chissà se dal mostro sacro hanno spigolato qualche lezione. Sono andato via dall'Italia quando avevo 2 anni, per il fascismo. Siamo andati in Francia nel 1923. E noi credevamo che lei l'avesse dimenticato l'italiano, invece... Ah no, no, non dimentico affatto. Invece a casa mia i parenti parlano sempre italiano e noi altri rispondiamo in francese. Ah, beh. Ho capito. Senta, vogliamo vedere qualcosa del suo... Ma lasciamo il Montand in passato, torniamo al presente, alle sue magie, filtrate tutte ormai da quel Moloch dei mass media che si chiama televisione. Tante idee, tutte uguali, per milioni di persone. I premi, in denaro o anche solo in medaglie, vanno invece sempre ai pochi, soprattutto sempre agli stessi. Non ci credete? E va bene. Ecco una filza di premi proprio ai protagonisti di Canzonissima. Franco Pisano, maestro e autore delle musiche. Ricordate questo motivo di scena? A Corrado, onesto, impassibile e paziente. Anche lui con la sua marcetta. A Raffaele.
Raffaella la Carrà, che nasconde con cura le gambe, scusata per via della stagione, ma non il sorriso, identico, preciso nel tempo e nelle situazioni, di plastica. A Raffaella applausi da spellarsi le mani. Perché brava? Forse. Perché simpatica? Può darsi. Perché graziosa? Questo è sicuro. Dopodiché largo alle danze e ai giovani soprattutto. Il tempo è lì che batte inflessibile le ore. Canzonissima ha dunque voltato pagina, ma non temete, tornerà, tornerà. Canzoni e lotteria.